andiamo alla scoperta della veracina degli hutong. Sì. Cosa sono gli hutong? Not gli hot dog, ma gli hutong. Ho delle difficoltà a dirlo. Hutong. Sì, gli hutong sono fondamentalmente le antiche quartieri della vecchia Beijing. Aspetta, facciamo un'inquadratura più Piero Angela. Oggi andiamo alla scoperta degli hutong. O meglio, andremo in uno o in due dei più famosi di Beijing, che sono fondamentalmente gli hutong, le antiche corti e cortili e piccoli quartieri che circondavano la città proibita. Prima erano più di 3250 e ad oggi ne sono rimasti intorno a 1000, considerato che hanno raso al suolo buona parte delle antiche città, nonché antica Beijing, per costruire grattacieli e chi più ne ha più ne metta. Però all'interno degli hutong si respira ancora la vera e propria aria, in tutti i sensi, della vecchia Cina. E andiamo a dare un'occhiata insieme, va? Dunque pare che in questi hutong non ci sia il bagno nelle case, no? Allora, nelle case antiche, o meglio, quelle che troviamo negli hutong, una delle caratteristiche più interessanti è la mancanza del bagno in casa. Perché la cosa bella di questi hutong è che proprio si respira un senso di comunità, no? Proprio tutti si aiutano, sono tutti uno vicino all'altro, le case hanno una distanza super super limitata e si vive nella stessa corte con 5-6 famiglie. E ovviamente in questo spirito di condivisione, perché non condividere il bagno? Si condivide tutto. Ovviamente il bagno è un bagno un po' particolare. Un bagno comune, fai vedere. Vabbè, come si nota, no? Nel mezzo delle case, immaginati che io esco da casa e prima di andare a fare una passeggiatina vai a fare i tuoi bisogni. Vado a fare i miei bisogni. Yes. E ovviamente tutto così, in freschezza. Si parla, si scherza, si ride, non ci sono porte, non ci sono divisori, al meglio. Si ci fa una bella chiacchierata tra amici. Perché vuoi no? Anche tu andare a fare un giro a vedere se ladies and gentlemen? Quello delle donne è esattamente di fianco e dentro è uguale, è identico. Senza porte, così c'è anche quello per sedersi. Che poi, vabbè, per carità, non c'è, cioè, nel senso, un bagno, ok, andiamo tutti in bagno, però un conto, vabbè, è devi fare la pipì al volo e ok, ma immagina se questo fosse il tuo unico bagno nella vita, cioè il tuo bagno di casa è questo. Diciamo che sono entrato prima e due simpatici amici sono entrati con massima tranquillità, si sono abbassati le braghe e hanno fatto i loro bisogni. Sì, chiacchierando, fumandosi una sigaretta, così in pace, tranquilli. Quindi uno di fianco all'altro. Ero io l'ospite sgradito. Ma quindi tu dici che ancora oggi non hanno messo il bagno dentro le case? Non è che il bagno lo metti così, ok, tac, domani mettiamo il bagno, cioè credo che non ci siano una struttura fognaria come era, è rimasta come era ai tempi, per questo stanno buttando, poi non lo so, mi dovrei informare. Se qualcuno ne sa di più scrivetelo nei commenti se stiamo sbagliando, noi sappiamo questo. Però sì, ha senso che questo sia il motivo per cui stiano buttando giù queste zone vecchie, queste case vecchie. No.
È bello anche perché all'interno degli Utong ci sono diversi ristoranti local e anche una temperatura che ci sta letteralmente uccidendo, diciamo. Proprio la faccia paralizzata. Sì, c'è un freddo atomico. Quindi adesso stiamo andando a mangiare qualcosa per non congelarci. Morire disidratati. Stiamo mangiando in un posto che non è local, è un po' strano, però stiamo mangiando dei noodles. Stiamo mangiando in un posto che è una cozzaglia di roba mista tra... Esatto, è una cozzaglia. Ma morivamo di freddo e dovevamo prendere qualcosa di caldo. Sì, quindi abbiamo ordinato dei noodles, un'altra cosa che non è chiaro che cosa sia, e del tè caldo che non vedo l'ora che arrivi. Alcune parti di questi Utong sono più turistiche di altre, infatti come noterete qua c'è un casino allucinante e infatti ci hanno chiesto prima di entrare il QR code che fosse verde per il Covid. Questi casi, quando qua in Cina si vede un cane col pelo colorato così, significa che una volta significava che la famiglia è molto ricca. Quando una famiglia è molto ricca, colora i propri barboncini. Si conclude così la nostra giornata agli Utong di Beijing. Grazie per aver passato il tempo con me. Ci vediamo la prossima settimana, martedì, con un nuovo vlog. Ciao! We'll be right back.